Marius Titus, sei un generale di Roma. Ti ho condotto qui per proteggermi da Damocle. Ma tu sei Damocle! Non mi aiutatemi! Tu sei Damocle! Sì, è vero. E la mia storia sta per concludersi. Mi ossessionava una sola idea. Una sola, unica, Brahma. La sete vendetta. Vendetta contro l'imperatore Nerone, che aveva massacrato i miei cari, contro i suoi spregevoli figli, che avevano tradito la mia legione! Per riscuotere il mio debito, sarei tornato dove il mio viaggio era iniziato. Sarei tornato a casa. Il pericolo era in agguato durante il mio ritorno a Roma. Il male che aveva afflitto la Britannia ora tormentava anche l'urbe. Profughi malnutriti narravano storie di privazione e tortura ai bordi delle strade di quella che un tempo era Roma. La legge era stata stravolta. Il mio unico scopo era tornare per porre fine ai due soprusi, Nerone. Per salvare la Roma che avevo amato e restituirla al suo popolo. Perché? Per gli dèi, perché? Pretoriani! E questo chi sarebbe? Un eroe valoroso? Un veterano delle campagne? Gettate le spade o vi ucciderò seduta stante. Prendetelo! Ecco il cane! Non può parlarti così! Fagliela pagare! Forza! Andiamo! Sì, così! Insegna a quel rifiuto una lezione!
Pretoriani! E questo chi sarebbe? Un eroe valoroso? Un veterano delle campagne? Gettate le spade, o vi ucciderò seduta stante. Prendetelo! Non può parlarti così! Fagliela pagare! Forza! Andiamo! Sì, così! Insegna quel ricco una lezione! Legionario ha ucciso Attico e Janus. C'è qualcuno là? Voi due, controllate! Niente, tornate ai vostri posti. Certo. Meglio stare lontano dalle strade per evitare la... assassino a piede libero e noi lo troveremo. Tu, odioso assassino! Dividetevi! C'è un disertore assassino a piede libero e noi lo troveremo! Tu, odioso assassino! Prendetelo! Gettate quelle armi! Yeah!
Arrenditi, ora! Resa! Non morti! Ti mangio! Nove! Quanti ancora? Circa un centinaio. Sulla via Augusta, qualcuno ha ritratto la faccia di Nerone sulle natiche di un soldato. Pessima idea. Ritorsione collettiva. Stiamo seppellendo l'intera via. Ci aiuterà. Non abbiamo acqua, né servizi, né alloggi. E il cibo? Quale cibo? Devo mendicare per quello. Ti sei perso, straniero? Vedi, Marius, i nostri peggiori nemici non strisciano solo nelle terre più remote. Chi sei? Perché tutto questo? Mio padre era un eroe di Roma. Tuo padre era un grande generale e un senatore apprezzato. Troppo apprezzato, forse. L'imperatore è un uomo invidioso. Un uomo meschino. Tuo padre viveva per servire Roma. Nerone serve solo se stesso. Aspira al potere fine a se stesso. Si crede un dio. Il gelido vento sussurrò parole avvelenate all'orecchio dell'imperatore. Tuo padre e altri come lui volevano rendere Roma al suo popolo. L'imperatore li fece assassinare. Dopotutto, è ciò che gli imperatori fanno. Il frutto della sua ingordigia fu spartito tra i suoi figli, Basilio e Commodo. Egli li colmò di poteri e responsabilità smisurate di cui erano indegni. Roma abbandona i suoi figli, Marius. Tu hai un ruolo fondamentale nella tragedia umana. Del resto, tutti quanti noi siamo indispensabili.
Damocle, spirito della vendetta. Il destino dell'impero è nelle tue mani. Salva Roma. Salvala da loro. Soltanto un uomo poteva consentirlo. Allora gli feci visita. Damocle? Sono qui per il torneo. Ah! Sei un gladiatore. L'armatura leggendaria è un vero tocco di classe. Mi hai quasi... Solo i guerrieri più abili possono partecipare. Vediamo se... combatti bene quanto... sai agghindare. Che mio fratello Comodo ha trovato il suo antagonista. Bravo! Di bene in meglio. Che il prossimo atto inizi! Un campione dell'arena! Direttamente da Batavia, Justinius! Sta attento! Quello fa sul serio! Hey!
subito. Mettiamoci un po' di pepe. Per il prossimo atto diamo il benvenuto a due campioni, Romolo e Remo, devastatori di Carnaggio. Giusto per non renderti le cose troppo facili. Vogliamo gli spuntoni. Sfolgorante. Incontriamoci nei miei alloggi. Desideri affrontare il tuo imperatore? E così sia. Ecco il tuo lascia passare. Non perderlo. Hai trasformato l'assassinio in un'arte. Ma io sono solito esprimermi in forme differenti. Ecco alcune delle mie ultime opere. Ho appena portato gli ultimi ritocchi. È un dono di mio padre, l'imperatore. Un'opera strabiliante, se posso permettermi. Con una sorpresa nascosta. Uno scomparto nella testa che gli fa versare lacrime di pregiato vino bianco a simboleggiare l'amore per l'impero. Ma forse potrebbe versare qualunque cosa. Qualunque. Sangue. Fiumi di sangue. Livide montagne affossano il Senato. Le strade di Roma si tingeranno di rosso. Rosso sangue. Ti ho scorto nei miei sogni. Liberami se vuoi conoscere il tuo futuro. Eroe caduto di Roma. Spirito della vendetta. Damocle perirà per mano del grande generale Marius. E il generale per mano di Damocle. Ma Nerone soccomberà solo sotto i colpi della sua stessa lama. Non puoi ucciderlo.
Commodo era il prossimo. Al Colosseo di Roma avrebbe sbandierato le sue grandi vittorie, attribuendole ingiustamente a sé. Avrei ottenuto il diritto di affrontarlo e purgare il veleno dal cuore di Roma. Avrei avuto la mia vendetta. Smanio di uscire e combattere. Non sai di che parli. Verrai massacrato al primo scontro. Ho lottato in ogni arena, nessuno mi ha mai battuto. Questo è il Colosseo. Non sei qui per lottare. Sei qui per morire.
vendicativa, il possente commodo punì i britanni per la loro imprudenza, per farmi campare nel cuore di Dovar la piazza di Roma. Temuti arrivare di Britannia, tentarono di intimidire il grande Commodo. Tardi. Le selve di Britannia brulicavano di nemici e il grande generale Commodo li affrontò tutti da solo. È un buon uomo. Se fossi scaltro quanto meglio, ambiresti a eliminare la causa, non gli effetti. Ebbene, tu non sei me. Solo un sacco di retame in procinto di morire. Schiacciate gli stessi. Yes!
I perfidi britannici servirono dei migliori guerrieri, convinti di poter fermare l'invincibile Commodo! Feroci combattenti assetati di sangue e violenza come non mai! Fuggi che puoi! Mezzapino! La memoria si burla di me! In verità i guerrieri erano molti di più! Damocle è stato magnifico, vero? Così magnifico che voglio la sua testa! Elargirò 1000 denari a chiunque riesca a portarmela! Il premio sarà mio! Perdono, Damocle, ma sono 1000 denari! Farò in fretta! Ma guardati! Damocle il Vendicatore! Osi scimmiottare le imprese del generale Commodo? Che idiozia! Ho spazzato via i britanni da solo! Tu! Arranchi malgrado il vantaggio! Non male, ma non ricordare chi è il vero protagonista! Io! E non il misero gladiatore! Io! Avanti, Damocle! Dovresti cercare di replicare le mie testa per come osi diminuirmi di fronte ai miei stupidi adoranti! Soggiogato ogni popolo che abbia osato opporsi a me! Sono il più grande generale ad aver mai guidato Roma e la sua gente! Oggi avete avuto l'onore! Sì! L'onore di ammirare il massacro di ogni gladiatore che mi abbia sfidato! Questi grandi e temuti guerrieri giacciono esanimi, piegati di fronte a voi, sconfitti da me, il vostro generale, condottiero e salvatore. Aquilo, confesso di essere piuttosto in ansia. Perché, imperatore? Damocle sta lottando come un leone da ore ormai, senza che le forze lo abbandonino. Non temete per vostro figlio, imperatore. Idiota, non temo per la sua inutile vita, ma per la mia borsa.
Ho scommesso una fortuna. Piegherò la sorte, il vostro oro è salvo. Oh. E anche il... verme. Vostro generale! Vostro salvatore! Vostro Dio! Dici di voler proteggere Roma? Ma chi proteggerà te? Da me! Reclama la tua vendetta. Di qua! Sono io, Commodo! No, sciocco! Sono io, Commodo! Io sono Commodo! Per te è finita, Damocle! Quale tra questi prodigiosi guerrieri è il vero Commodo? È forse lui! Yeah!
So di essere immortale, ma la plebe è volubile. Un colpo fortunato da parte tua e la mia... Sala al tuo ultimo respiro. Comodo. Ho conosciuto un solo uomo capace di lottare così. Finiamo ciò che tuo padre ha iniziato, Marius. Svelto, dobbiamo uscire da qui. Il Senato non è che un pugno di vecchi politicanti, incapaci di discernere verità o ragione. Li ho messi in guardia sulla Britannia, ma senza fortuna. Commodo ha trattenuto le legioni, come un vigliacco, mentre una ciclopica armata barbarica depredava l'impero, puntando su Roma. I britanni? Sì. Le loro forze sono decuplicate. Chi si oppone a Roma non fatica a trovare alleati. Anche le tribù dei territori più remoti hanno inviato le loro belve da guerra. L'imperatore e Commodo si sono fatti dei nemici. Troppi nemici. Questi barbari si sono resi conto di quanto ci siamo impigriti sotto il governo di Nerone. Vogliono distruggerci. Distruggere l'impero.
Senza Commodo, mi chiederanno di assumere il comando. E io avrò bisogno dei miei uomini migliori. Ho intuito che fossi tu nell'arena. E ho preparato questo. L'imperatore deve morire. E così sarà. Ma prima Roma va salvata. Ho bisogno di te, Marius. Lotta per tuo padre. Lotta per la legione. Lotta per Roma.